procediamo all'appello. Fantino. La prossima. Aspetta. Cortesia. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Questa qui è la copia. Allora, sono presenti 15 consiglieri e assente il presidente, la presidente più 9 consiglieri. Ah, sono presenti 15 consiglieri, assente la presidente, altri 9 consiglieri. A me non risulta, nessuno mi ha detto niente. E quindi diciamo possiamo aprire il consiglio. Allora apriamo il consiglio, però siamo in attesa che arrivino dagli uffici le delibere, quindi sospendo il consiglio. Sono arrivata? Sì, sì, ci sono. Ah, aspettando le fotocopie per i consiglieri. Sospendo il consiglio per un quarto d'ora. Allora, invito i consiglieri a prendere posto. Riapriamo il consiglio, grazie. Allora, nomino qua gli scrutatori della seduta. I consiglieri Caccamo, Cofano e Cerquoni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi su previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Comunico all'Aula, sono stati presentati tre emendamenti, tutti e tre aggiuntivi, alla proposta numero 14, che è la terza proposta che andremo a discutere. Sono state fatte le fotocopie, quindi i consiglieri possono prendere la copia e studiarseli. Quali sono i scrutatori? I abbiamo detto che erano i consiglieri Caccamo e... Allora, io credo... Vabbè, gli emendamenti riguardano la delibera 14, quindi abbiamo un po' di tempo per poterli visionare. Allora, quindi i consiglieri prendere posto. Intanto volevo comunicare al Consiglio che dobbiamo convocare un Consiglio lunedì mattina alle ore 9 per esprimere un parere su una proposta legata al bilancio che è pervenuta venerdì pomeriggio, domani va in commissione, la scadenza è lunedì, quindi dobbiamo, se non dovesse arrivare la proroga, oggi in mattinata, d'accordo con tutti i capigruppo, convocheremo il consiglio lunedì mattina alle 9, quindi le commissioni convocate per lunedì mattina saranno poi a seguire consiglio. Bene?
prima di procedere alla discussione dell'ordine del giorno, scusate, sì, vabbè, per favore, di che cosa? Ha fatto le copie? Bello, Scusate, però non è che ogni consigliere, facciamo uno per gruppo, due per gruppo, se no altrimenti diventa, diventa complicato, su. Allora, scusate, credo, scusate, allora, per cortesia, allora, scusate, allora, scusate un attimo, per cortesia, allora, stavo dicendo questo, prima di procedere alla, consigliere per cortesia, allora, prima di procedere alla discussione dell'ordine del giorno, ritengo doveroso esprimere, forse penso a nome di tutto il Consiglio, diciamo, ricordare un grande vecchio della nostra democrazia che se n'è andato qualche giorno fa, Massimo Rendina, protagonista della storia democratica di questo Paese, rispettato da tutti, perché le sue idee, i suoi convincimenti le ha sempre espresso sui giornali, alla televisione, con garbo e rispetto verso tutte le posizioni. Quindi chiedo all'Aula un minuto di riflessione per ricordare Massimo Rendina, grazie. Il primo punto all'ordine del giorno, la mozione presentata al precedente consiglio, firma del consigliere Tutino, e riguardante calcolo dei costi reali di servizi all'infanzia. Prego il consigliere Tutino di volerla presentare. Grazie Presidente, abbiamo concordato con i gruppi e con il Presidente della Commissione Antonello Ciancio, che si è sollecitamente impegnato su questo, a rivedere in Commissione il documento. Resta una forte urgenza di questo, c'è in atto una, diciamo, azione da parte di decine di strutture per l'infanzia che chiedono verità su questo, e non chiedono denaro ma verità, e quindi l'urgenza forte resta nei confronti del Comune, ma si è stabilito di darci un percorso più o meno di una settimana passando per la Commissione, cosa di cui ringrazio la Commissione, i gruppi e il Presidente della Commissione, per cui ritiriamo oggi la mozione ex articolo 58 per portarla in Commissione. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Ecco. Allora. Quindi possiamo passare, dopo il ritiro della mozione, alle tre delibere di parere, cominciando dalla proposta di deliberazione numero 12, riguardante servizio di trasporto pubblico di linea Gran Turismo. Il Presidente della Commissione vuole illustrare la proposta, per cortesia. Grazie Presidente, oggi diamo in aula parere sulla proposta di delibera 12 che viene dall'amministrazione capitolina, e l'obiettivo del nuovo piano relativo al Gran Turismo, agli open bus, ossia a quel sistema di mobilità prettamente turistico che si svolge nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città, è quello di rivedere e rivalutare gli standard
attraverso la definizione di una rete di percorsi e del contingentamento del numero dei torpedoni, ossia degli open bus che muovono quotidianamente dentro la nostra città. L'amministrazione nei scorsi mesi, anche quest'aula si era espressa, aveva già regolamentato il sistema dei bus turistici. Questa è un'ennesima prova di volontà da parte dell'amministrazione a ripristinare un po' e a normare quelli che sono poi di fatto i sistemi di rete trasportistici per i turisti. Non dobbiamo dimenticare che la nostra città, Roma Capitale, probabilmente è la città con più flusso turistico d'Europa e chiaramente un servizio che dia significato, valore, che valorizzi il nostro patrimonio è essenziale. Per cui è cresciuta anche negli ultimi anni l'offerta degli open bus da parte degli operatori che hanno ottemperato e lavorato nella nostra città. La procedura ad oggi prevede una semplice autorizzazione, ma siamo ormai ad un carico trasportistico che non è più compatibile con le linee del piano generale del traffico urbano, che è stato anche questo un obiettivo prefissato dall'assessore in proda e dall'amministrazione. La soglia delle vetture scende a 48 totali e si andrà a rimettere in discussione anche le troppe eccessive autorizzazioni assegnate da una società di ATAC che non rispettava le direttive comunitarie e che è stata chiusa a dicembre scorso. Mi riferisco alla Trambus Open, che aveva a proprio carico anche sistemi e mezzi trasportistici con un alto tasso di inquinamento. Si chiede con questo piano agli operatori di partecipare a una gara internazionale per confermare o ottenere per 8 anni il servizio e si vincolano gli operatori ad avere un numero massimo di 8 mezzi per ognuno. Bisogna dire che ad oggi le autorizzazioni sono 21 e che il piano prevede una ristrutturazione integrale del sistema degli open bus. La commissione da me presieduta venerdì scorso non si è pronunciata in merito, nonostante il voto favorevole anche del sottoscritto, la commissione si è riservata di dare parere positivo e mi auguro che gli approfondimenti del caso da parte di tutti i consiglieri vadano in un'altra direzione e che oggi quest'Aula possa pronunciarsi con un esito positivo. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi su questa proposta? Se ci sono interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, interventi non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano, prego, a nome di SEL. Sì, a nome del gruppo SEL voteremo favorevolmente alla proposta di deliberazione. Ci tengo a precisare che questo nuovo piano, diciamo per ovvie ragioni di turismo, compete prettamente e maggiormente all'area centrale della nostra città, alla città consolidata e alla città storica, per cui in un primo approccio chiaramente è il primo municipio che è maggiormente coinvolto, ma ciò non toglie che comunque anche se non c'è un coinvolgimento forte da parte del nostro municipio non si debba dare un contributo a quella che è poi una ristrutturazione della nostra città e una valorizzazione in questo senso. Per questo il gruppo SEL voterà favorevole. Grazie. Altri consiglieri Torino, lui specifica Marino, prego.
Sì, anzitutto il documento era un atto dovuto da parte dell'amministrazione capitolina, questo va rilevato e come tale era atteso, dunque la messa a gara di questo servizio. Questo servizio tra l'altro viene messo a gara con criteri più stringenti di prima, il che è molto interessante anche perché tra questi criteri c'è l'impatto ecologico, ovvero che saranno favorite tutte le soluzioni a più basso impatto ecologico. Questo fa parte di una visione della città un po' diversa che fortunatamente sta entrando in gioco in questi anni e che noi certamente come Lista Civica Marino sosteniamo, quindi sosterremo e voteremo quest'atto sia come atto dovuto da parte del Comune, lo si attendeva dopo la sentenza del TAR a tale riguardo, e sia come atto fatto bene che va nella direzione di una città più pulita, più vivibile, più respirabile. Grazie consigliere Tutino, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Steritale per il gruppo PD, prego. Sì, grazie presidente. Per signori consiglieri, è importante questa delibera, noi del Partito Democratico voteremo favorevolmente. Volevo però far presente che noi abbiamo dei grandi tesori nel nostro municipio, il parco degli acquedotti e tante altre piazze, tante cose da visitare. La mia preghiera al comune, al dipartimento, so che stanno smantellando i San Pietrini del comune di Roma per buttarli, è una cosa dannosa per la città, però mi farebbe piacere che Presidente, mi segua, che nella zona statuario all'ingresso del parco degli acquedotti, che abbiamo, è una cosa bellissima lì, però siamo pieni di buche che non si può accedere in maniera con le biciclette eccetera eccetera, ma la sera viene frequentato da macchine a luce rosse e perciò la mattina abbiamo tutta un tappeto di preservativi. Bravo, io volevo trovare una soluzione diversa con questo termine, però ecco, invece io vorrei che in quel quadrante della nostra città venissero posti i San Pietrini. Perciò, per tornare a bomba, visto l'importanza di questa delibera, prego il dipartimento, non c'è l'assessore, e se c'era vedo che ha preso una giusta direzione, perciò ecco, sarebbe cosa buona e giusta che in quel quadrante si prevedesse di mettere dei San Pietrini, così evitiamo e l'illuminazione, perciò avere l'arcobus in quel quadrante anche lì, che arriva, poggia i turisti e poi li porta via, e perciò la mia preghiera è questa qui. Il Partito Democratico per questa delibera vota favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora? Allora, 13 voti a favore, 3 contrari, 3 astenuti, quindi il parere è approvato. 13 riguardante
predisposizione stipula consigliere Matonova. Scusa, consigliere Matonova. Ci aveva perfettamente ragione, non mi ricordo. Allora, potevate suggerirmi perché l'avrei fatto volentieri. Allora, la proposta numero 13 riguardante nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed ATAC. Chi è che presenta la proposta? Con il Presidente della Commissione, prego. Grazie Presidente. La proposta di deliberazione numero 13 riguarda il nuovo contratto di servizio fra Roma Capitale ed ATAC S.p.A. e si basa sostanzialmente su due macro aree, che sono quelle del contratto di servizio vero e proprio e quello del piano di efficientamento. Il piano di efficientamento, partito dal 2014 e propedeutico fino al 2016, prevede una riprogrammazione della rete di superficie, una rielaborazione ed efficientamento del costo del lavoro e dei costi operativi, rispetto anche ad un aumento degli introiti e ad una attività antievasione. Invece la struttura del contratto di servizio vero e proprio prevede un'introduzione dei livelli adeguati del servizio con adozione dei costi standard a partire dal 1 gennaio 2017, un'istituzione del comitato di controllo degli obiettivi contenuti nel piano di efficientamento stesso ed un sistema di premialità e penalità sulla qualità del servizio erogato. Il contratto deve essere coerente con il processo di efficientamento dell'azienda stessa e con il conseguente relativo piano industriale. In questo processo assumono rilevanze particolari, oltre al programma antievasione già citato all'interno dell'area del contratto di servizio e di antielusione, la crescita della produttività, ma anche la razionalizzazione della rete di superficie del trasporto pubblico locale e il controllo del servizio entro maggio 2015 col sistema dell'APM, l'Automatic Vehicle Monitoring, che sostanzialmente è uno strumento elettronico che è in grado di controllare anche all'interno dei veicoli e monitorare il controllo contro situazioni spiacevoli anche di aggressioni come ci sono state purtroppo nei mesi scorsi nei confronti di alcuni autisti dell'ATAC, eventi che sono stati sotto gli occhi di tutti e nelle cronache dei nostri giornali purtroppo. Il rilancio del sistema del trasporto pubblico locale è un elemento strategico del rinnovamento delle politiche di mobilità previste dalla nostra amministrazione, in cui il miglioramento dei processi produttivi aziendali va finalizzato al recupero dell'efficacia dei servizi e all'ottimizzazione dell'offerta per copertura territoriale. Ricordo a tutta l'Aula che il piano delle razionalizzazioni è stato già avviato, anche quest'Aula si è espresso in merito ad alcuni piani di razionalizzazione di alcuni depositi e la razionalizzazione nell'ambito generale tiene conto di rimodulare e potenziare il programma di esercizio per le linee della rete portante, eliminare le linee in sovrapposizione, uniformare orari di inizio e di fine servizio e rivedere la durata giornaliera delle linee secondarie, razionalizzare i servizi di alcuni ambiti serviti con linee a scarso carico passeggeri, linee di trasporti che nel corso degli anni hanno subito modifiche in seguito ai cambiamenti anche sociali della nostra città, a un minor carico e anche un riordino delle sovrapposizioni fra trasporto su gomma e trasporto su ferro. Oltretutto l'Agenzia della Mobilità, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane, rispetto ai piani di razionalizzazione e di modifica delle linee sta venendo incontro anche ai municipi. La scorsa settimana anche in commissione si è dato parere favorevole rispetto alla proposta di modifica linea del 665 su cui quest'Aula sarà tenuta
ad esprimersi, ma chiaramente rientra un po' in quello che è il contesto e lo spirito un po' più vicino al tema del decentramento amministrativo che quotidianamente decantiamo ed auspichiamo soprattutto. Per cui questo nuovo contratto dei servizi rientra un po' in questi canoni e criteri. La Commissione anche su quest'atto ha preferito non esprimersi e mi auguro anche qui che gli approfondimenti del caso possano in qualche modo invitare l'Aula a esprimersi favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Lozzi, prego. Allora, buongiorno a tutta l'Aula. Parliamo di linee guida per la stipula di un contratto di servizio tra ATAC e Roma Capitale. Linee guida dove le parole sono sicuramente molto belle, si parla di razionalizzazione, di adeguamento degli standard di servizio, di costi, tantissime cose, ma se noi le mettiamo a comparazione con la situazione di ATAC di oggi, il problema che emerge in maniera più evidente è dire ATAC attualmente e in questi ultimi anni è sempre stata gestita da dirigenti collusi o incapaci, ci sono scandali quotidiani che emergono per ATAC in questa città, ci sono state assunzioni fittizie fatte per voti di scambio, quindi probabilmente prima di parlare di linee guida per un nuovo contratto di servizio Roma Capitale avrebbe dovuto sistemare la situazione di ATAC proprio ripulendola dalla collusione con la malavita che c'è all'interno di essa, così come in tutte le partecipate di Roma Capitale. Si parla di razionalizzazione, ad oggi in questi ultimi due anni la razionalizzazione ha significato semplicemente taglio delle linee per risparmiare, dicendo che miglioravano i servizi e cose, ma poi dopo i cittadini si lamentavano per i tagli, dicono di introdurre ad esempio la possibilità di fare il biglietto all'interno, di adeguarci, di mettere soluzioni innovative e poi ATAC quotidianamente piange perché non ha soldi. Allora le linee guida vanno benissimo, sono bellissime parole, possiamo votarle favorevolmente, ma in modo concreto questa amministrazione, soprattutto ATAC, come possono pensare di risolvere e di migliorare il servizio con gli strumenti e il personale così come è concepito ad oggi in questa azienda? Noi personalmente ci asteniamo perché le parole sono bellissime, quindi come si può votare contro a delle bellissime parole? Vogliamo vedere poi concretamente nel contratto di servizio queste parole come trovano concretezza, perché probabilmente il problema principale delle partecipate e in particolare ATAC in questo momento, visto che stiamo discutendo di ATAC, è che prima bisogna risolvere i problemi all'interno, togliere tutto ciò che c'è di corrotto, razionalizzare prima di tutto la società ATAC, dopodiché si può parlare di sistemazione e razionalizzazione del servizio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Steritano, prego. Sì, Presidente, signori consiglieri. No, io penso che noi dobbiamo andare verso abbastanza compatti maggioranza, minoranza, maggioranza della maggioranza e minoranza della maggioranza. Verso un documento di decentramento vero. Non si può continuare a pensare che qualcuno dirigente che guadagna 700.000 euro l'anno, 500.000 euro l'anno e poi non conosce il territorio, perché i nostri territori li conoscono male o bene i consiglieri che stanno dalla mattina alla sera per strada, il consigliere Matronola, che il consigliere Fabio Bellisario, che magari ha visto mai che. Detto questo, perché dico tutto questa cosa? Perché secondo me o facciamo un decentramento vero, perché io sono quasi 15 anni che chiediamo all'amministrazione di spostare
la direzione di un autobus, il 654, che la mattina alle 7 si blocca in via Taurianova, angolo via Squillace, il pomeriggio, la sera, e poi ci sono anni. Invece all'ATAC adesso ci chiedono questo parere. Io vorrei vedere un contratto di servizi, vorrei sapere quanto costa una fermata, vorrei vedere le carte. A parte dopo tutto quello che è successo nella scorsa consigliatura al Comune di Roma, Marchi 1, Marchi 2, Alemanno 3, speriamo che in questa consigliatura Marino 1 e Marino 2 riesca a trovare una soluzione. Io sinceramente, colleghi consiglieri, sono un po' preoccupato, perché continuare a andare in consiglio, in commissione, e non avere i dirigenti dell'ATAC, i dirigenti dell'AMA, i dirigenti, ci vuole un contratto di servizi. Io sinceramente stiamo andando verso una deriva della politica sempre peggio. Nella prima consigliatura nel 2001 il contratto di servizi andava 7 volte in commissione, veniva spulciato. Non c'è, consigliere Cogliotta, c'è. Se lo ricorda, consigliere Cogliotta? Allora, che adesso noi andiamo a dare un parere, perché dobbiamo fare contento l'assessore, il presidente, l'assessore che ha un peso specifico in consiglio. E... due consiglieri. Allora, detto questo, io capisco che magari non è fatto neanche in malafede. Io non penso che l'assessore faccia le cose, ma non è proprio capace, secondo me. Quanto uno può essere, io non posso fare il salto dell'asta, non sono capace, io lo sport non lo so fare, è inutile che ci provo, mi faccio male. Perciò tornando a bomba, io per rispetto al mio gruppo non parteciperò al voto di questo argomento, perché sono veramente imbufalito di pensare che un dirigente dell'ATAC non è mai venuto sul territorio, non è mai venuto in commissione, non l'ho mai visto sul territorio, e perciò io ritengo che sia importante riprenderci la legittima parere, di dare un parere. Non possiamo continuare a dare i pareri su una cosa così importante. Dopo verrà il contratto di servizio dell'AMA, ma scherziamo! Atacama, quello che ci denti è, Antonello, qui rimane che non si può continuare in queste condizioni. Perciò, grazie. E... grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. No, veramente. Grazie Presidente. Rimango ovviamente sorpreso dalle parole del collega che mi ha preceduto, ma in senso positivo, perché effettivamente al di là insomma di quello che sono le dinamiche e quelli che sono i percorsi politici, amministrativi, le commissioni, i consigli eccetera, è ovvio che questo che è stato detto ha il suo peso, ha la sua importanza. Io lo devo sottolineare, ma questo vale per ATAC e vale ovviamente anche dopo per AMA. Cioè non si può arrivare ad avere una considerazione, cioè un ruolo istituzionale, nel momento in cui ci mandano delle linee guida, quando poi verrà effettuato il contratto successivamente, senza che veniamo messi a conoscenza e senza che qualcuno si degni di venire sul posto qui da noi a fare non 20 ma 3-4 commissioni che possano comunque rendere l'idea di quello che noi stiamo votando. Questo che riguarda più il ruolo ovviamente della istituzionale, cioè quindi anche del consigliere, questo veramente dovremmo indignarci un po' tutti, al di là del colore, al di là del collocamento, della posizione, perché non si dà merito effettivamente al lavoro che facciamo. Io mi rendo conto che quando ci proviamo in alcune commissioni a dare del nostro, facciamo fatica, ma non durano una o due, ne durano 4-5 su argomenti 6, a volte ci rincontriamo, ci identifichiamo, perché se dobbiamo fare da soli quello che invece qualcuno ha scritto in modo più
tra virgolette intelligente e diretto, beh, dico, se ce lo spiega o se ci portano degli elementi, no, questo farebbe la differenza, aiuterebbe chiunque nell'indecisione. Perché prima un collega diceva, ma le linee sono belle, tutto giusto, però poi io ho imparato a mie spese, quindi con la mia, insomma, con la mia esperienza, che quando poi l'idea deve essere tramutata in contratto, beh, non è sempre facile e non è sempre possibile. Infatti i migliori contratti si fanno stabilendo i patti contrattuali e poi si guarda quanto costano, perché certe cose poi non possono essere realizzate o la volontà non può rispecchiare la legge. Per cui noi invece siamo relegati a un angolo, siamo municipio, e quindi intanto ti manda la linea guida, che c'è qualcosa da leggi, da guardi, da vedi, dice fai la cornicetta, e poi dopo dice, dopo ti mando il contratto, dopo. Ma con quale, cioè, il nostro voto che importanza ha, che supporto dà, se non è contornato, se non è, diciamo, anticipato, se non è supportato da dati, da sistemi, da meccanismi, da riferimenti, cioè anche col contratto precedente. Però poi il discorso poi del bilancio, no? Colleghi, non è che il bilancio che abbiamo dato un mese fa abbiamo fatto una settimana, ma vediamo adesso quanto ci mette il Comune di Roma a fare il bilancio. Ci metteranno tre mesi per farlo. Quindi voglio dire, cioè, perché? Perché quando tu alzi la mano lì, anche se la vuoi alzare in concomitanza di una linea, beh, oh, qualcosa devi sapere però, qualcosa la devi aver verificata. E invece noi siamo sempre legati, e dell'intervento del collega mi ha lasciato in modo positivo il fatto di dire non contiamo nulla, però ci votiamo tutte le volte che non contiamo nulla, però stiamo qui e non mettiamo in evidenza almeno quel poco di ruolo che a noi spetta e nessuno ci può togliere. Quello è di io non ti approvo niente finché mi fai venire il tizio Caglio e Sempronio, ma chi ti approva niente? Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Matronda, la prego. Io sarò breve, molto. Niente, anche noi purtroppo, avendo sentito la dichiarazione del consigliere Stelitano, anche se uscire dall'aula non è che risolve il problema, non è. Per me o si vota favorevole o si vota contrari. Cioè votare, dare un, per esprimere un parere su un contratto è come comprare un appartamento, firmi il contratto senza sapere come è fatto l'appartamento. Dice, beh, ma io ho comprato, entro dentro, che c'è stato dentro l'appartamento, non c'è stato nelle finestre, non c'è stato niente. E allora non possiamo esprimere un parere positivo. Purtroppo non me la prendo neanche con la commissione che ha trattato il problema, perché non si riesce a capire, se non l'ha trattato peggio che mai, e non si riesce a capire come mai arrivano qua espressione parere numero 13 sulla proposta numero 13, che c'è scritto, se uno legge attentamente, non c'è scritto di esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 6 del regolamento decentrato, aggiornamento delle linee guida approvate con deliberazione dell'assemblea 47 del 15/2012 per le disposizioni del nuovo contratto di servizi tra Roma Capitale e ATAC relativo alla gestione del trasporto pubblico superficie metropolitana e delle attività di competenza. Poi che vuol dire? Avete capito qualcosa? Cioè voi esprimete così, diciamo ok, perché ci ha detto il comune, quindi diamo il parere favorevole. Sulla proposta. Sto dicendo qua, io non c'ho nulla, io ho preso questa roba, devo esprimere un parere, non posso esprimere. Ma nessuna parte. Scusate? Non abbiamo parlato in commissione, quindi pure che fosse. Cioè arriviamo come AMA che abbiamo almeno. Ma credo che in commissione sia stata discussa questa cosa. Questa, cioè, le linee guida, contratto e servizio, in commissione è andata. Quale commissione? No. Commissione. No. Dopo, facciamo finire il consigliere Matronda. Prego, consigliere Matronda. No, non so se posso a beneficio della discussione. A beneficio? Facciamolo beneficiare. Fai.
facci questo benefit. Comunque, anche se è stata discussa, credo che sia stata discussa in meno di un'ora, sì, all'incirca un'ora e un quarto su tutto un contratto dei servizi mi sembra una cosa assurda. Io sinceramente il contratto dei servizi non l'ho visto. Se poi è venuto l'assessore a relazionare dicendo quello che avremmo apportato, tutte le modifiche, è un altro paio di maniche. Io il contratto dei servizi non l'ho letto, e questo mi sembra ben chiaro, e credo che non l'abbia letto nessuno, a meno che voi siete più bravi su internet, sull'iPad, sull'iPhone e tutto quanto, penso che avete altri strumenti. Pertanto noi, come ha detto il consigliere Giuliano, che è sparito anche lui, ma spariscono mano a mano che parlano, com'è? Cioè, sparirò anche io, mi dispiace, ma manco me va. Grazie consigliere Madonna, comunque tengo a precisare per correttezza che diciamo la proposta che c'è per noi a Campidoglio è stata inviata a tutti i consiglieri, non so, il contratto di servizio ce l'hanno tutti i consiglieri, e non so, scusate per favore un attimo consigliere Madonna, e le linee guida, quella che ci è venuta da Campidoglio. Quello che ci è venuto da Campidoglio, sì, quindi per il contratto di servizio, e quando ci arriva lo vedremo, non ce l'abbiamo. Allora, sulle linee guida, allora, consigliere Cofano voleva precisare qualcosa? Prego consigliere Cofano, scusate. Grazie presidente, no. L'intervento che facevo era a beneficio della discussione, perché negli interventi che ho seguito, soprattutto nell'ultimo, si fa accenno a una privazione totale della discussione. In realtà questa privazione non c'è stata, in commissione è stata fatta una commissione sul tema, sulla proposta di deliberazione, è stata fatta sia sulla 12 che sulla 13, quella che è stata votata in precedenza, ed è stata fatta la scorsa settimana, mi sembra fosse il 6. E come ho già detto, i commissari in sede di commissione non hanno espresso parere sulle due proposte di delibera, non ci sono state motivazioni in merito. No, i documenti c'erano, i commissari hanno espresso il loro... Non c'erano i documenti, non si è espressa la commissione, Cofano. I documenti, i commissari ce li avevano dal 20 gennaio 2015, sono stati inviati per posta. Io quando le ho detto la battuta, che lei non è un consigliere smart, che rimane una battuta, consigliere Madrona, era rispetto al... Sono d'accordo, però comunque insomma la possibilità di reperire il cartaceo quindi spetta nella singola esigenza che ogni consigliere ha. Questa era soltanto insomma a valle della discussione. Dopo la commissione il parere è stato dato. Grazie. Allora, scusate per favore. Consigliere Metro, per favore. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Scusate. No, su questa. Allora. Non mi sembra ci sia. Allora, consigliere Tonino, non l'avevo visto. Prego. Grazie presidente. Allora. Allora, le linee guida sono, come è stato rilevato un po' da tutti, sia in maggioranza, sia in minoranza, sia in maggio minoranza, sia in meno maggioranza, sono delle linee guida fatte molto bene. Attuano e mettono in atto dei criteri molto stringenti, tra cui controlli satellitari dei bus e tra cui delle risorse di bonus malus nei confronti della
dell'azienda a seconda del livello di produttività raggiunto, quindi è ciò che avrebbe dovuto esserci molto prima. Le aziende municipalizzate sono state... No, vi chiedo di poter... Per cortesia, consigliere Cercone, prego, consigliere Tutino, vada avanti. Scusate, consigliere Cercone, prego. Lo so, io, il mio ruolo è antipatico, io lo, prego, consigliere Tutino. A qualcuno tocca, qualcuno lo deve fare. Allora... sono quindi linee guida, è un tipo di linee guida che si attendevano da tempo, dopo che diciamo da circa un ventennio le municipalizzate sono state il territorio di caccia di tutti i potentati che si avvicendavano al governo di Roma per appunto assunzioni clientelari e per la messa da parte di fondi neri a scopi elettorali. A questo punto diciamo certamente c'è un nuovo indirizzo di buon governo e in questo senso avremmo anche voluto che nelle linee guida non comparisse il nome già dell'azienda municipalizzata, ma che fossero prive di nome se fosse messo ente erogatore, ma nell'ambito della discussione abbiamo privilegiato il fatto che comunque il Comune su questo va a mettere in atto un'azione di risanamento molto forte e a dare una direzione di efficienza estremamente forte. Anche in questo senso abbiamo pochi minuti fa presentato un emendamento che va nella direzione di quanto richiesto anche oggi qui in aula. In questo emendamento si chiede sostanzialmente un forte coinvolgimento del municipio nell'ambito della programmazione successiva alle linee guida. Quindi questa cosa, anche in questo senso, mi farebbe piacere che vi fosse l'ascolto da tutte le parti, perché come era richiesto dal consigliere Matronola, le dico questo perché è proprio diciamo come richiesto anche qualche minuto fa dal consigliere Matronola, dal consigliere Giuliano, giustamente si è messo in rilievo il fatto che il municipio va fortemente coinvolto. Si è presentato giusto ora un emendamento in tal senso e voglio sperare che, essendo le linee guida fatte molto bene e l'emendamento chiedendo il coinvolgimento del municipio, il voto su questo possa essere condiviso. Grazie. Consigliere Tutino, l'emendamento che ha presentato credo che vada rivisto perché non è proprio corretto. Comunque, durante la discussione, perché non c'è, non è nel deliberato che va inserito. Allora, continuiamo con la discussione, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? No, non ci sono? Allora, un minuto, lo stanno riscrivendo in maniera... Un minuto di pausa. Allora, consigliere Lancio, vuole intervenire, prego. Chiede come gruppo APD? Sospensione 5 minuti del consiglio? Ci sono problemi? No, allora, consiglio sospeso 5 minuti. Sentiamo il consiglio, prego il consigliere per entrare posto. Allora, stavamo nella discussione della proposta 13. Era intervenuto il consigliere Tutino che poi ha presentato un emendamento a firma sua di altri consiglieri, che poi dopo la discussione generale lo esamineremo. E ci sono altri interventi, ripeto, siamo ancora in discussione generale. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'emendamento. Allora, non ci sono altri interventi, allora, consigliere Tutino vuole illustrare l'emendamento? Consigliere Valdaca, prego.
Signora Braga, visto la sua condizione, può anche stare seduto, grazie. No, non c'è problema, Presidente, grazie. Per rispetto dell'Aula, cioè, non ho problemi a stare in piedi, la ringrazio. Abbiamo presentato, e insomma ci scusiamo per non averlo fatto all'inizio del Consiglio, magari per dare un po' più di tempo a tutti di poterlo analizzare, ma visto anche la discussione e gli interventi che ci sono stati in Aula, ci è sembrato opportuno inserire all'inizio, cioè inserire nella delibera, al termine dell'espressione di parere, l'indicazione che questo municipio si esprime favorevolmente in merito alla proposta delle linee guida, con l'osservazione però che il tavolo di controllo di cui si parla nelle prime righe di pagina 8 della proposta riporti espressamente e non più o meno implicitamente il fatto che a questo tavolo di controllo sia presente un rappresentante dei municipi. Quindi nell'emendamento, che è un emendamento aggiuntivo alla delibera, richiede di aggiungere, dopo l'espressione del parere favorevole, che però si richiede una modifica, ripeto, all'inizio di pagina 8, alla fine del primo capoverso di pagina 8, che al tavolo di controllo partecipi un rappresentante dei municipi. Grazie. Allora, apriamo la discussione sull'emendamento, può intervenire il consigliere del gruppo. Può essere letto questo emendamento, perché... Allora, lo leggo io. Allora, nella parte deliberativa, al termine del paragrafo aggiungere, con la seguente osservazione, a pagina 8 degli indirizzi programmatici, dopo le parole Comitato di controllo, seconda riga, aggiungere le seguenti, al quale partecipano con un proprio rappresentante i municipi. Questo è il testo dell'emendamento. Allora, interventi su questo emendamento? Ripeto, intervenire uno per gruppo, 3 minuti. Ci sono interventi su questo emendamento? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto su questo emendamento? Sì. Così la Ciacconi? Siamo in realtà favorevoli alla partecipazione del municipio. Non ci convince tutta la struttura e non ci ha convinto quello che è stato detto. È veramente c'è inesattezza e quindi purtroppo ci asterremo su questo emendamento. Scusate, nella forma siamo d'accordo, ma purtroppo la sostanza è quella che è. Grazie. Consigliere Cercuoli del Fratello d'Italia. Altre dichiarazioni di voto? Lista civica Marino, consigliere Tutino, prego. Presidente, chiaramente come lista civica votiamo favorevolmente, abbiamo insieme agli altri consiglieri voluto venire incontro alle riflessioni e alle richieste dell'Aula e in tal senso ci auguriamo che il voto su questo emendamento sia veramente largamente condiviso, perché chiede esplicitamente il coinvolgimento diretto del municipio, che è una delle cose da cui chiaramente passa tutta la possibile politica municipale, il senso della politica municipale oggi. Grazie. Altre dichiarazioni di voto per il PD, Cinzia Lancia, prego. Sì, il Partito Democratico è favorevole all'emendamento perché ritiene sempre importante la partecipazione del municipio a qualsiasi tipo di discussione. Grazie. Grazie consigliere Lancia. Consigliere Cofano, PSEL, prego. Sì, in qualità di SEL ovviamente il gruppo voterà favorevolmente all'emendamento. Ringraziamo i consiglieri che lo hanno elaborato e lo hanno elaborato in sede di discussione tenendo conto dello sviluppo del dibattito che ha sollevato questo problema, che è oggettivamente un processo che sarebbe mancante rispetto alla sede e all'attuazione della conferenza dei servizi, per cui come anche in AMA, ne discuteremo successivamente, è opportuno che anche per il contratto di servizi ADAC questo passaggio ci sia, per cui il gruppo SEL voterà a favore. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'emendamento?
sbaglio? Chi si astiene? Allora, 13 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti, consigliere Lanotte, Giuliano e consigliere Cercone. Quindi l'emendamento è approvato. Adesso passo sulla delibera. Ci sono degli... Ah no, dobbiamo passare gli emendamenti... No, no, giusto. Gli emendamenti riguardano l'altro. Scusa, allora, dichiarazione di voto sulla delibera. Ci sono dichiarazioni, consigliere Giuliano, prego. Allora, per quanto riguarda la delibera, ovviamente, anche in presenza di questo emendamento che è stato approvato dalla maggioranza, si intuisce che la maggioranza aveva bisogno ovviamente di una linea comune, quindi questo è evidente, però per noi, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, vale il ragionamento fatto prima, perché comunque sia quello che poi porta ad una disamina puntuale di quello che poi sarà un contratto, è normale che non basta ovviamente oggi un emendamento che possa mettere in evidenza la presenza del municipio, no, all'interno di un contratto, ma serve che comunque questo contratto venga portato prima, analizzato dall'istituzione territoriale come la nostra, per poi dare il nostro contributo. Quindi, di fronte a questo modus operandi comunque non siamo d'accordo. Poi le situazioni che verranno saranno poi prese in considerazione mano a mano da chi di dovere, e ognuno poi si assume la responsabilità anche a livello istituzionale, quindi poi la palla passerà al comune e quindi al comune faranno i loro bravi interventi e le loro brave conclusioni. Per noi questo è fondamentale, mi auguro che per la prossima situazione, infatti dovremmo subire penso questo contratto per 3 anni immagino, ma poi succede sempre che mano a mano, no, negli anni successivi si intervenga per variazioni eccetera, che questo municipio, come tutti i municipi di Roma insomma, possa sbandierare un decentramento intelligente che possa dare comunque merito a un lavoro territoriale e a quello che parte dal territorio, che è importante, che è funzionale e che dà un grosso contributo. Quindi proprio per queste ragioni che prima ho espresso e continuo ad avere questa linea, per noi Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale non siamo favorevoli e d'accordo con questo modo di lavorare. Grazie. D'accordo, grazie. Altre dichiarazioni di voto sulla delibera? Non ci sono, passiamo alla votazione. Io sempre aspetto che sia riflessi imponenti. Prego, dichiarazione di voto per Lista Marino. Al 91esimo. Allora, Presidente, in particolare per dare valore all'emendamento e alla riflessione che si è svolta, in particolare per dare valore al lavoro del nostro sindaco su questo, che ha veramente messo in atto un movimento di pulizia nell'ambito delle municipalizzate utili e di, se Dio vuole, di liquidazione sulle municipalizzate inutili, voteremo favorevolmente. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 12 voti a favore, 5 contrari e l'astensione della consigliera Lozzi. Quindi la delibera è approvata.